Ringrazio anche io per la vostra partecipazione, faccio un po' da padroncino tra virgolette di casa, sebbene sia comandi un altro provinciale da Avellino. Il collega ci ha qui ospitato oggi per portarvi a conoscenza del positivo riscontro di un'attività di indagine che si è incardinata con la competenza territoriale della Procura qui di Salerno, sebbene tutti i componenti ovviamente inizialmente avevano avuto un interesse nella zona di Avellino, in particolar modo di Solotta. Però io cederei la parola al suo procuratore che ci ha onorato della sua presenza oggi e poi darvi anche io qualche particolare con i miei collaboratori. Sì, sostanzialmente siamo qui per analizzarvi questa riuscita a seguito di un anno di indagini, di pedinamento, osservazioni, di eccezioni retoriche che ha portato alla cattura in carcere di 3 persone, più altre agli arresti domiciliari, altre invece hanno avuto solo l'obbligo di misura dal PG. Si tratta dell'ennesimo traffico di stupefacenti, questa volta venuto alla luce dopo che c'era stato un incendio a Solofra in data 31/12/2011, di una vettura di 2 rimorchi di un'azienda di Solofra. Da qui lì sono scattate le intercettazioni per altri motivi e poi invece con fuori che questi incendi erano legati al traffico di stupefacenti organizzata da persone di Salerno e dintorni, tutte poi identificate, con persone del posto. L'indagine che è iniziata in Carabinieri di Solofra è proseguita sempre nell'ambito del gruppo provinciale Carabinieri di Avellino e ha portato anche al sequestro di consistenti modifiche facenti che sono avvenuti separatamente dall'ordinanza provinciale, anche se l'esecuzione di questa ordinanza anche è stato poi trovato a casa di una persona sopravvissuta di 60 grammi di cocaina ed è stata anche arrestata separatamente quest'altra persona. Sostanzialmente i carabinieri, in relazione con i servizi di osservazione, per il momento sono riusciti a fare dei sequestri, a rispondere alle intercettazioni telefoniche che stavano seguendo. Devo dire, è doveroso prima di tutto ringraziare i carabinieri che per tutto un anno hanno seguito questa intercettazione con pedinamento eccetera, è stato un impegno considerevole dell'Arma dei Carabinieri Avellino, che oggi sta qua da noi, e ringraziamo che siete venuti qui per informarvi di quello che è accaduto. Tra gli arrestati sono vecchie gloria, che stiamo facendo la realtà, come lo Schese Antonio, il Pocumatello, oggi ha 70 anni, lo Schese, già stava in arresto domiciliare. Quando è seguito questo traffico di stupefacenti, è stato rimesso all'arresto domiciliare in ragione della sua età. Ci sono persone tutto nuove, insieme a lui, si sta suo cognato Sasso Francesco, detto suo Frank, che stava a Baronissi, ci sono altre persone che sul territorio dell'Alta Valle dell'Inno erano, come dire, coinvolti in questo traffico sui facenti. Vi era un'organizzazione accertata che eseguiva questo traffico, che faceva capo alla Mura Mario. Poi aveva 2 fratelli, anche Adele, anche Luari, che erano elementi di origine tunisina, elementi fondamentali di questo traffico. Quello che c'è da dire in particolare è che questa vicenda testimonia ancora una volta che siamo di fronte a un traffico stupefacenti, a chi di stupefacenti, distribuito a tante persone. Che io ritengo sia, come si può dire, un traffico della disperazione, persone che
pensano che con i due facenti si possa, il trafficante di si possa risolvere la propria condizione economica. E sono tanti giovani che in questo processo che usano, vendono, trasportano, facendo sempre in quella logica di voler risolvere i propri problemi personali in quest'ottica criminale, problemi che attengono giovamente disoccupazione o redditi bassi. Penso di poter raggiungere questi status symbol o società attraverso i guadagni facili più facenti. Infatti una famiglia Sanzano sui campi sono messe delle microspie, avevano stazione, un'auto e una BMW, no? Non è che stazione auto di modesto valore di 5. Quindi è questo il meccanismo che purtroppo sta dietro a questi eventi delittuosi detti e ridetti in varie circostanze. E come è ben noto, questa attività illecita non è regressione, piace guadagnare subito, è facile, è purtroppo un'economia parallela, difficile da regolare. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, è stato lodevole, un'operazione che è frutto di un impegno e di una capacità professionale, perché non sei. E oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo processo per 74, per 73, di tante persone. Grazie a questa attività repressiva portata avanti nel corso dell'anno, con arresti, circa 8 arresti, sequestro di 3 kg di hashish e circa un'odierna attività dei 15 provvedimenti, noi siamo riusciti a scominare questa associazione, una vera e propria associazione i cui soggetti erano residenti e vivevano qui a Salerno. Però mi permetto di aggiungere una cosa, è importante debellare questa piaga non solo per la parte repressiva, cioè noi così come per la sicurezza diffondiamo, andando anche la partecipazione di tutti e contribuire tutti in modo concreto a quelli che sono poi gli elementi che noi andiamo a sviluppare, quindi senza toccare lo sporco, tra virgolette, però l'informazione, fare rete con le famiglie, con chi ha questo problema nell'ambito familiare, di portarlo a conoscenza, e noi poi ci lavoriamo e arriviamo a risultati positivi, tipo quello odierno. Certo, l'Avellinese intercettazioni, siamo arrivati a questa organizzazione che sta qui a Salerno. Cos'altro potrei aggiungere prima di dare la parola ai colleghi? Abbiamo anche nel corso delle attività di perquisizione trovato dosi già confezionate di cocaina a casa degli arrestati e di hashish, non solo, anche materiale atto al confezionamento di queste dosi, quindi bilancini e per quanto riguarda i particolari, se vi può essere di aiuto, io ripeto, abbiamo stato Salerno, i cui soggetti poi
rivendevano in particolare in modo hashish a Sopra, quindi rifornivano il nostro mercato soltanto. Il dirigente dell'autocarro che è fermato in Sopra, non siamo riusciti a capire nei dettagli l'attività, qual era la finalità dell'incendio, però poi nel prosieguo dell'indagine abbiamo invece scoperto che erano interessati all'acquisto di sostanze stupefacenti. Come venivano in contatto? Cioè, nel senso che i salentani hanno dei loro punti di riferimento da Milanese? Sì, sì. La base operativa dell'organizzazione era Salerno e poi aveva delle ramificazioni a Mercato San Severino, dove c'era un soggetto che poi a sua volta riforniva uno dei tanti nostri clienti a Solufa, soprattutto i fini settimana e in quantitativi di avanti. Chi sono i tre colpiti della finanza di missione in carcere? Allora, i tre soggetti appunto li abbiamo anche peraltro indicati sul comunicato che sarà distribuito, sono Anchi Adel, Sasso Franco e il terzo soggetto è Lotano Michele. In particolar modo, quindi diciamo, corretto di quanto è già stato detto, comunque nel corso di tutta l'attività di indagine, in particolar modo nell'anno 2012, a riscontro, a conferma di quelle che erano le nostre tesi investigative, sono stati tratti in arresto 8 soggetti insomma, nel corso della fidelità indagine già nella flagranza del reato, e in particolar modo poi in un caso il traffico di sostanze stupefacenti era particolarmente intenso, e altro elemento che mi preme sottolineare appunto, come già è stato illustrato dal signor Coronello, è che sebbene comunque noi stiamo facendo, diciamo, i provvedimenti di oggi scaturiscono da un'indagine che comunque si è conclusa, diciamo, sostanzialmente nell'anno 2012, ancora oggi alla dell'odierna abbiamo rinvenuto presso le abitazioni di alcuni di questi soggetti quantitativi notevoli di sostanza stupefacente. Molto rilevante sicuramente, quindi era abbastanza florido sia il mercato dell'hashish sia il mercato della cocaina. Non avevano attività di copertura tutti i disoccupati, che però insomma erano un valore di vita abbastanza elevato. I soggetti a cui Pusher cedevano, parlando nell'ambito della Vienese solo franchi, i soggetti a cui Pusher cedevano lo stupefacente erano giovani. Imprenditori del solo franco per voto? Imprenditori, dico, magari. Un consumo che avviene prevalentemente nell'ambito dei giovani, quindi colpisce proprio questa fascia. I titolari dell'azienda di trasporto Presa di Mira, quella che ha avuto il camion bruciato, erano a loro volta pusher, erano parte dell'organizzazione? Non risulta, non ci sono collegamenti tra l'episodio e, come ha detto il maresciallo, tra l'episodio e il fenomeno in esame oggi. Cioè, il fenomeno in esame oggi è uscito attraverso le attività tecniche partite nell'immediatezza dell'attentato all'autotrasportatore. Nel corso delle attività tecniche, ribadisco, questa è un'attività svolta oggi quasi esclusivamente con attività tecniche, è stato riscontrato questo traffico tra soggetti salernitani e avellinesi e anche nella zona del Potentino. I soggetti avellinesi si rifornivano qui a Salerno, dove ricevevano le consegne di sostanze stupefacenti, i famosi 8 recuperi, in gergo così definiamo, effettuati nel corso dell'indagine, sono a conferma del notevole traffico di sostanze, perché ripeto, una volta addirittura è stato sequestrato 1,5 kg di hashish in un'unica partita, e della vivacità dell'associazione. L'automobile di dimorchiere della ditta Gruppo Sottrano Trasporti che era stata danneggiata. Sono state intercettate le auto, le persone offese prima, un'auto che abbiamo avuto, le persone che sono intercettate
manifestazione ambientale sulle auto, intestate autorizzate da persone che erano acquirenti di stupefacenti, erano persone che utilizzavano stupefacenti. Un hanno incendiato l'auto e camion di queste persone che hanno acquistato, l'hanno scheso attorno a stupefacenti, che poi le compensazioni sono che hanno scheso, vendevano a queste due persone stupefacenti. È possibile che vi sia un legame, un inadempimento da parte di queste persone rispetto alla vendita, all'acquisto di stupefacenti che facevano con l'uso personale? Ma tutto questo sta nell'ipotesi, non è rilevante più dell'indagine, quindi la cosa non è, è stata accertata. Sono persone, diciamo, quelle che hanno avuto il cambio, già sono persone offese, non sono a parte. Non sono indiziati di altro, non sono stato appartenendo a nessuno. C'è un... Quindi sicuramente c'è una fascia sicuramente giovanile. Anche minori, comandante. No. Poi quasi tutte le province protagoniste purtroppo. Sì, tra le priorità che ci siamo dati, Arma, ma anche colleghi delle altre forze di polizia, è quello di contrastare lo spaccio, il consumo della droga, che viene colpiti in particolare le fasce dei giovani, quindi i nostri figli, ed è una grossa piaga alla quale bisogna che tutti partecipino per sanarla, quindi dalle famiglie o da chiunque abbia questo tipo di problema, partecipando con le informazioni, il resto poi a noi l'attività tecnica per arrivare a conclusione di risultati positivi tipo quello di oggi. Salerno, Avellino, Potenza, Piana, quindi Valle dell'Irno, comprensibile quindi che lo spaccio coinvolga molti studenti universitari. Sì, molti studenti, ripeto, lo spaccio di droga è un fenomeno transnazionale, quindi non è solo locale, indubbiamente però l'Avellinese, una zona che dalle quali abbiamo originato questa attività di indagine, è una zona di consumo, quindi abbiamo nel corso degli anni, in particolare nel 2012, fatto sì che a singole riprese, in successive fasi, venissero arrestati dei 8 spacciatori in particolare, sequestrati circa 3 kg di hashish e 200 di cocaina, e di lì siamo risaliti, incardinando poi la competenza territoriale con la DDA qui di Salerno, con la Procura di Salerno, all'associazione che gestiva questo traffico. Quel che risulta dalle nostre indagini, cocaina è rivolta a un mercato piuttosto ricco, oppure insomma a prezzi anche molti. No, il mercato è sempre fiorente, sia per la cocaina soprattutto, ma anche per l'hashish, quindi sicuramente trova l'utenza, una fascia d'utenza nei giovani, ma si estende ovviamente anche a altre età. Sì. Nell'ambito del contrasto, considerata anche l'elevata popolazione universitaria, c'è stata collaborazione da parte della città universitaria? Beh, questo non c'è stato, ma non l'abbiamo neanche richiesto. Abbiamo avviato attività tipiche e classiche con intercettazioni, con ambientali, servizi di pedinamento, i riscontri, ripeto, parziali che ci hanno dato conferma di questa situazione. È auspicabile che ciò avvenga ovviamente da parte, ripeto, soprattutto delle famiglie, e fa parte anche della nostra metodologia dell'Arma dei Carabinieri avvalersi delle nostre stazioni che accedono sia alle scuole sia alle parrocchie per portare a conoscenza dei danni, delle conseguenze che il consumo della droga ed altre tipologie di delittuosità portano nella società. Importante è stato questo incendio di Calofra, fondamentalmente tutta l'operazione che poi ha fruttato questi arresti. Sì, diciamo che l'attività è nata proprio per questo grave attentato che si è verificato a Solucra in danno di un imprenditore autotrasportatore, e da questa attività che poi ci ha permesso di individuare questa rete di spaccio che aveva la base operativa a Salerno, ma che poi attraverso altri intermediari giungeva anche nel nostro territorio, a sua volta a Solucra, a Serino, a Montore, quindi con l'ausilio delle attività tecniche, come diceva il signor Colonnello, con i dovuti riscontri sul territorio volta per volta, cercando di decifrare le conversazioni che loro cercavano di camuffare con linguaggio criptico, abbiamo trovato i riscontri a tutta la nostra.
Colonnello, avete riscontrato qualche scamotaggio particolare nella tutta la siete firmati, lottati in discoteche qua no. Se non si riesce a riprodurre la cultura dei valori, avremo sempre persone che faranno questo perché altre persone chiederanno stupefacenti per evadere da un mondo di tristezza. Ecco, procuratore, c'è un vecchio a capo dell'organizzazione, ma molti giovani. La cosa preoccupa anche questo è una rigenerazione. Ma il fratello non è a capo dell'organizzazione, l'organizzazione è processuale, quello che abbiamo fatto, quando c'è la paura, la Mandella è entrato così dalle percentazioni, dalle persone offese all'ingegno, degli avvocati, si è capito che lui aveva cedito sulle facenze alle sette persone. Che testo la testimonia che purtroppo da tanti anni sono in magistratura, da 5 anni, da quando sono a Milano, a Milano, dal 1980 la disperazione portava questi ragazzi, in particolare utilizzavano l'eroina per evadere da un mondo di difficoltà, di incomprensioni, di povertà, di tristezze, di emarginazione. L'emarginazione economica e culturale e sociale principalmente che deriva da questo la porta alla solitudine e il suo recente è un collante che mette insieme le persone. C'è un motivo unico, un motivatore esistenziale, che mette insieme le persone, si ritrovano, si fumano, lasciano insieme, così di gruppo, si legano al bisogno quotidiano di procurarsi stupefacenti, quindi insieme, come quando si andava a giocare a pallone, si va insieme a cercare di comprare eroina a Napoli o altrove, si va insieme a cercare di trovare la persona giusta per appoggiarsi e poi si diventa invece di tutto. Tutte persone che si frequentano in ragione di questo bisogno comune di approvvigionarsi.